di avvicinarsi alla parola di Dio. È tempo di credere nel Creatore. Alleluia, gloria a te, Signore. È tempo di pentirsi dei propri peccati, perché stiamo vivendo giorni cattivi del peccato. Alleluia. Cristo è la vita. Alleluia. Solo Gesù Cristo è la speranza, cari di Bagheria. Gloria. Solo in Gesù noi possiamo avere la salvezza, la pace, la guarigione, il perdono. Vogliamo leggere questa mattina, con l'aiuto del Signore, un brano della Scrittura dove la Bibbia dice, nella prima lettera di Giovanni, alleluia, gloria a Dio, di Gesù Cristo, al capitolo 3, al verso 4, dice così la parola del Signore, ascolta che ti farà del bene. Non essere ribelle, non avere un cuore di pietra, non avere un cuore duro, ma non ti accorgi il mondo dove sta andando? È un mondo in balia delle tenebre, un mondo che sta soffrendo epidemie, terremoti, maremoti, inondazioni, vulcani che esplodono. È un mondo che sta andando verso una fine. C'è bisogno di credere nell'unico vero Dio che ha mandato Gesù Cristo sulla terra. C'è bisogno di credere nel Cristo vivente, nel Cristo risorto. Alleluia. Che non è una statua di legno, che non è un'immagine di legno, che non è una scultura di legno, che non è un'immagine fatta dall'uomo. Ma il Re dei Re è nei cieli. Alleluia. Egli ha vinto il peccato. Alleluia. Egli ha vinto la morte. Egli ha vinto contro l'inferno ed è risuscitato dai morti per dare a tutti noi, alleluia, alleluia, la speranza, la pace, la certezza della vita eterna. Ce l'avete voi la certezza della vita eterna, cari di Bagheria? Non pensate solo alle cose materiali, non pensate solo ai piaceri di questo mondo, ai divertimenti di questo mondo. Tutto passerà. Vedete cosa è successo nel mondo? È bastata una epidemia che il mondo si è messo sotto sopra. Tutto finisce in questo mondo, ma chi crede in Gesù ha la vita eterna. Amen. Alleluia, gloria Gesù a Dio. Gesù Cristo disse, il cielo, la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Tu devi scegliere ciò che è eterno. Alleluia. Non scegliere le cose passeggeri, i divertimenti passeggeri, i piaceri passeggeri. Le cose del mondo passeranno, ma la parola del Signore dura in eterno. Voglio leggere, alleluia, prima Giovanni capitolo 3, alla gloria di Dio, dice la Bibbia, amen, la santa parola di Dio, al verso 4, alleluia. Chi ha orecchi da udire, oda questa mattina la parola della verità. Dice, chiunque commette il peccato trasgredisce la legge, e il peccato è la violazione della legge. Ma voi sapete che Egli, cioè Gesù Cristo, il Signore, è stato manifestato per togliere i nostri peccati, e in Lui, cioè in Gesù, amen, alleluia, non c'è peccato.
ma in Lui c'è la vita eterna, in Lui c'è la gloria, in Lui c'è la speranza, in Lui c'è la vittoria, in Lui c'è la guarigione, in Lui c'è la vita in eterno, gloria! In Lui vi è la salvezza, in Lui c'è, alleluia, una nuova speranza. Alleluia. Se tu credi in Lui, non rimanere nel peccato. Il peccato ti porta lontano da Dio, il peccato ti porta nella perdizione, il peccato ti porta alla rovina, perché il peccato è condannato da Dio. E ascoltate bene quello che dirò, tutte le cose che stanno succedendo nel mondo è la colpa del peccato. L'epidemia è stata colpa del peccato, il Covid è stato colpa del peccato, il coronavirus è stato colpa del peccato, la morte è colpa del peccato, la malattia è colpa del peccato, le guerre sono colpa del peccato, la fame nel mondo è colpa del peccato, la sofferenza è la colpa del peccato. Ma questa mattina ti vogliamo dire, Gesù Cristo è venuto per togliere via il peccato. Alleluia! Per togliere via la maledizione. Alleluia! Per togliere via il male. Alleluia! Perché Egli è venuto a redimerci. Caro uomo, cara donna, Gesù ti vuole redimere, Gesù ti vuole liberare dal peccato, dalla condanna eterna, Gesù Cristo vuole liberarti dall'inferno, Gesù Cristo, dice la Bibbia, è venuto, alleluia, al suo nome gloria, a liberare i prigionieri, perché il Signore ha detto chi fa il peccato è schiavo del peccato, chi fa il peccato diventa schiavo del peccato. Alleluia. Perciò non continuare a vivere nel peccato, non continuare a vivere lontano da Dio, non continuare a vivere nella ribellione. Alleluia. Non continuare a vivere nelle tenebre, non continuare a vivere lontano da Gesù. Lontano da Gesù c'è la rovina. Vedete il mondo dove sta andando, vedete le nazioni come stanno sprofondando per colpa del peccato, per colpa dell'ingiustizia, per colpa della ribellione, per colpa dell'idolatria. Alleluia. Per colpa di non voler ascoltare la voce di Dio, la parola di Dio. Gesù Cristo disse, chi ascolta le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, non verrà in giudizio, ma passerà dalla morte alla vita. Alla pace del Signore. Gloria a Dio. Amen. Grazie al Signore, il Signore vi benedica. Gloria. Alleluia. Prendiamo forza in Gesù. Amen. Che ci dà la forza. È la nostra fonte. Alleluia, la fonte. Da Lui noi prendiamo tutto ciò. Alleluia. Per vivere da cristiani. Amen. Gesù la fonte. Lo potrebbero, lo potessero capire le persone. Credete in Gesù Cristo, vita è chista. No. Sono ciechi, sorella, per quello che dobbiamo predicare, la dobbiamo vita parlare. È quella che il Signore dà. Amen, amen. La vera vita è seguire Gesù, cuore, amare Gesù. Amen. Nulla ci manca. Amen. Amen. Alleluia. Ti seguo io. Gloria a Dio, preghiamo, preghiamo. Di non essere insensibili. A quale comunità appartenete, siete liberi. Non possiamo.